A Pescara questa mattina il sopralluogo dei tecnici del Ministero dell'Istruzione e del Merito presso l'edificio scolastico del liceo statale Guglielmo Marconi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori legati all'intervento finanziato con investimenti della Banca Europea che ha permesso di portare a termine la realizzazione del primo lotto della scuola, abbattuta e ricostruita con problemi strutturali con un lungo iter di lavori iniziati nel settembre del 2021 con il coinvolgimento di Regione e Provincia. Ad accompagnare la delegazione in visita istituzionale è stata la dirigente scolastica del liceo Marconi, Giovanna Ferrante. Siamo tutti felici di aver raggiunto questo obiettivo. Il primo è stato raggiunto in 13 mesi con la costruzione del nuovo edificio, dopo l'abbattimento del vecchio negli ultimi mesi del 2021. E siamo in attesa adesso del completamento di questa terza palazzina, terzo lotto che sarà agibile dal prossimo anno scolastico 24-25. Quindi siamo tutti felici perché ritornare laddove sono state gettate le prime radici del liceo Marconi di Pescara è sempre emozionante e commovente. Quindi si passa dalla vecchia sede alla nuova sede e in questi casi c'è sempre tanta emozione e commozione. La nostra realtà va oltre la campanella della serie, i ragazzi non se ne vogliono andare. Oltre 1.600 ragazzi. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto un grande incremento di iscritti. Quest'anno abbiamo raggiunto oltre 400 iscritti, nuovi iscritti. 3 indirizzi: liceo linguistico, liceo scienze umane e opzione economico-sociale. È di oltre 7 milioni l'importo finanziato dal Ministero per i primi 2 lotti. Al sopralluogo hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti di Regione, Provincia e Comuni di Pescara. Al TG8 il dirigente tecnico della provincia, Marco Scorrano. I lavori del Marconi sono consistiti nella demolizione del vecchio edificio e della ricostruzione in 3 lotti consecutivi. Il primo lotto è quello già completato, realizzato, riconsegnato alla scuola, che è relativo alla realizzazione delle 2 palazzine che sono alle nostre spalle. Il secondo lotto, che è stato finanziato con un altro asse, sempre del PNRR, è in fase avanzata di realizzazione e sarà riconsegnato alla scuola nel mese di settembre. Infine, resta la realizzazione della nuova palestra, che prevede sempre la demolizione del vecchio edificio, finanziato con risorse proprie della provincia. I lavori saranno iniziati nel corso del prossimo anno.